Per quello che riguarda trasporti e collegamenti ferroviari, per il Vallo di Diano e dal Vallo di Diano bisogna purtroppo ammettere che Cristo si è fermato a Eboli e che il titolo del romanzo di Carlo Levi è sempre attuale. Lo afferma Pietro Manzo, emigrato di Auletta, in una lettera aperta pervenuteci attraverso Enzo Faenza, ex consigliere comunale di Pertosa ed ideatore del premio Impresa Etica. Manzo, che è anche autore di film e documentari finalizzati a ricordare la vita dei nostri contadini dal dopoguerra fino ai giorni nostri, racconta le peripezie alle quali è andato incontro nel periodo natalizio per fare ritorno ad Auletta in treno. Sono Pietro Manzo, scrive, sono un ex emigrante, avendo vissuto per più di 50 anni per ragioni di lavoro a Parigi. Attualmente sono in pensione e da parecchi anni vivo tra Parigi, Vasanello, nel Viterbese ed Auletta. Il 20 dicembre del 2015, per recarmi ad Auletta per passare il Natale, ho preso il treno Napoli-Taranto alle ore 16:10 per scendere a Buccino e poi proseguire per Auletta con altri mezzi. Ma questi signori delle ferrovie, scrive Manzo, hanno deciso che il treno non fermasse più a Buccino e così mi sono trovato bloccata ad Eboli a 40 km da Auletta. Insomma, davvero un'accoglienza poco incoraggiante per chi a Natale aveva deciso di raggiungere il Vallo di Diano o il Tanagro con mezzi diversi dalle auto o dal trasporto su gomma. Ma non finisce qui, perché le peripezie continuano anche per il viaggio di ritorno. A tutto ciò, continua infatti Manzo, si aggiunge che il 28 dicembre, aspettando il treno delle ore 7 del mattino per Napoli, 10 minuti prima della partenza, ci è stato annunciato che il treno diretto per Napoli era soppresso e sostituito con un autobus che avrebbe preso i viaggiatori diretti a Salerno e Napoli. L'autobus sostitutivo è arrivato dopo quasi un'ora di ritardo dall'orario previsto per la partenza del treno. L'autista ha chiesto scusa per l'ora di ritardo, ma ha riferito che era stato avvisato per la corsa sostitutiva alle 6:50, quindi solo 10 minuti prima della partenza del treno. Secondo le testimonianze dei viaggiatori, il treno per Napoli dal 15 al 28 dicembre 2015 era stato soppresso già 4 volte. Manzo ha deciso di far conoscere la sua esperienza per riportare alla ribalta il problema dei trasporti a sud di Salerno e per dare voce a tutti quelli che non avrebbero mai l'occasione di protestare, e chiede quindi in merito l'intervento del governatore della Campania De Luca e di quelli che lui definisce i signori delle ferrovie per porre fine a quello che considera uno scandalo. L'ex emigrante di Auletta si rivolge anche ai sindaci dei comuni di Buccino, Salvitelle, Petina, Auletta, Pertosa, San Gregorio Magno, Ricigliano, Romagnano al Monte e Sicignano, auspicando in un tempestivo intervento presso le autorità competenti.